chiesto all'arbitro a fine partita se il VAR funzionava. Credo che l'arbitro stasera non sia stato in una delle sue serate migliori, questo assolutamente sì. Molto difficile, la partita era già difficile di suo anche in parità numerica, perché i nostri avversari sono una delle squadre più forti in Europa. Sensazione che l'approccio era giusto, che lo stadio ci stava aiutando tanto e che potevamo essere pericolosi. Poi è chiaro che l'episodio dopo ha scombinato tutto, è stata una partita difficile, complicata. Voglio ringraziare i nostri tifosi che con il loro sostegno hanno permesso ai giocatori di stringere i denti, di soffrire. Abbiamo avuto anche un paio di occasioni che potevamo anche provare a riaprire la partita, però è chiaro che è durato troppo poco la parità numerica, quindi una serata no. Non è finita stasera la nostra Champions e quindi abbiamo ancora delle possibilità e sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine, quindi sarà facile motivare i miei giocatori, o comunque arrivo a dire non ci sarà neanche bisogno delle mie motivazioni, perché sappiamo quanto possa essere importante dimostrare subito dalla prossima partita di Zagabria di essere una squadra all'altezza di questa competizione. L'aspetto positivo assolutamente è che la squadra comunque ha avuto uno spirito incredibile, soprattutto nelle difficoltà, perché è chiaro che dopo il rigore l'espulsione è cambiata tutta la partita e hanno dovuto lavorare tanto, sacrificarsi tanto, aiutarsi tanto contro un avversario che chiaramente già palleggiava bene in parità numerica, che capirai in superiorità numerica, quindi lo spirito assolutamente, la mentalità di sacrificarsi, di aiutarsi senz'altro sì, poi ci sono state le prestazioni individuali positive, però testa alla prossima partita, testa al Verona e poi dopo chiaramente testa quando riprenderemo alla di nuovo Zagabria.